domani arriva la Santa Tondese, una squadra che tu conosci molto bene. L'anno scorso hai sfiorato il gol dell'ex, quest'anno cosa vorrai fare? No, l'anno scorso in casa l'ho fatto, però no, a parte gli scherzi, comunque a parte tutto è una partita difficilissima, lo sappiamo. Ne abbiamo parlato, io spero che domani si affronti questa partita come se fosse l'ultima di campionato e chi vince, vince il campionato. Questa penso sia la mentalità giusta per affrontare ogni partita, intanto quella di domani che sarà difficilissima con una diretta concorrente. Domani torna finalmente il pubblico sugli spalti, non saranno tantissimi perché il decreto prevede solo una piccola parte, però è già qualcosa. È già qualcosa, un passo alla volta, spero non blocchino più nulla come hanno fatto in qualche altra regione, perché alla fine sembra che il problema sia solo il calcio. Dobbiamo conviverci, dobbiamo rispettare tutto quello che ci viene detto e, come ho detto prima, un passo alla volta, domani 600 e passa tifosi se non sbaglio, quindi intanto ci accontentiamo di questi, meglio che giocare con lo stadio vuoto. Cercheremo di dare il massimo anche per i tifosi che ci vedranno per la prima volta. Cosa temi della San Catanzaro? Che temo? Temo la squadra, perché comunque al di là che hanno degli ottimi giocatori, hanno un grande allenatore, comunque una buona società, è un gruppo compatto perché tanti li conosco, stanno facendo bene, quindi domani verranno agguerriti tutti e dobbiamo stare concentrati dal primo all'ultimo minuto. In caso di gol sfrutterai, so che hai un bellissimo rapporto con la società San Cataldese. È un bellissimo rapporto, ma io penso che alla fine uno quando esulta non manchi di rispetto a nessuno. Io esulto perché oggi gioco con l'Agragas, sono il capitano dell'Agragas, gioco nella squadra della mia città, quindi è giusto esultare rispettando comunque gli avversari che possono essere San Cataldo o un'altra squadra.